Ben trovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi aggiorna su tutte le attività del Consiglio regionale che questa settimana è stato quasi interamente dedicato alla tragedia dell'alluvione del 2 novembre scorso. In particolare il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha aperto la seduta ricordando una per una le vittime e ha chiesto un minuto di raccoglimento. Il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha aperto la prima seduta dopo l'alluvione che ha colpito vasti territori della Toscana, chiedendo un minuto di raccoglimento in aula ed esprimendo vicinanza alle popolazioni colpite e rivolgendo il pensiero alle vittime che hanno perso la vita in quelle ore terribili, citandone i nomi uno per uno. Purtroppo è notizia di pochi minuti fa che anche l'ultimo disperso, il signor Antonio Cumolo, di 84 anni di Prato, è stato trovato senza vita. E allora vorrei che tutti insieme ricordassimo anche le altre sette vittime di questa terribile alluvione. Giovanna Innocenti, 83 anni, residente a Livorno e deceduta presso l'RSA il Molino di Rosignano. Alfio Ciolini, 85 anni, di Montemurlo. I coniugi Teresa Perrone e Antonio Madonia, rispettivamente di 70 e 65 anni, di Lamporecchio. Teresa Pecorelli, 84 anni, di Montemurlo. Tindaro D'Amico, 73 anni, a Cantagallo. Gianni Pasquini, 69 anni, a Campi Bisenzio. Sono ore terribili per la nostra regione. Io in questi giorni ho girato tanto la Toscana e ho visto famiglie davvero sulle ginocchia, ho visto fango dentro le case, ho visto la voglia, di avere risposte in tempi certi e concreti. Per cui questo è quello che noi dobbiamo fare. La conferenza dei capigruppo ha modificato l'ordine dei lavori del Consiglio regionale. Il presidente Giani, nominato commissario per l'emergenza, ha tenuto in aula l'informativa sugli eventi degli scorsi giorni. Quindi il Consiglio ha aperto la discussione così che tutta l'Assemblea si è espressa su una situazione così complessa. Oggi è la fase dell'emergenza. Io già guardo a quello che succede dopo, alla fase della ricostruzione, perché ho detto che le risposte vanno date in tempi certi. E allora mi auguro che il governo, anche in questo caso, faccia la scelta giusta, nomini il presidente Giani commissario anche per la ricostruzione, perché il presidente Giani conosce bene la Toscana ed è in grado di lavorare insieme ai prefetti, insieme alla protezione civile, insieme ai sindaci, a cui va un grande ringraziamento, nella direzione più rapida. Noi dobbiamo dare risposte alle imprese che stanno soffrendo e anche alle famiglie. Non è il tempo delle polemiche. Le polemiche mettiamole da parte almeno oggi. Sicuramente ci sarà il tempo di capire chi ha fatto bene, chi ha sbagliato, ma sarà un tempo successivo. Oggi è il tempo del cordoglio e di stringerci a fianco alle famiglie. Le polemiche, lo scambio di responsabilità tra parti politiche e cittadini non interessano. Quindi io mi appello ancora una volta attraverso a voi e a tutte le forze politiche perché quelle ore di discussione abbiano questo senso e questo significato. Consiglio regionale unanime sulle azioni immediate a sostegno delle popolazioni colpite. A conclusione del dibattito, l'Aula ha approvato sia le risoluzioni della maggioranza che gli atti di indirizzo presentati dai gruppi di opposizione. Al termine del dibattito sui gravi eventi atmosferici che hanno colpito vasti territori della Toscana, il Consiglio regionale ha approvato con voto unanime una serie di atti di indirizzo presentati da singoli gruppi, sia della maggioranza che dell'opposizione. Ha approvato una risoluzione del Partito Democratico a firma del capogruppo Vincenzo Ceccarelli che impegna la Giunta regionale ad attivarsi con il governo affinché sia celermente previsto, mediante provvedimenti ad hoc o già a partire dalla prossima legge di bilancio, lo stanziamento di adeguate risorse da destinarsi a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi atmosferici, i quali hanno causato vittime e danni materiali ai singoli cittadini e al tessuto economico, produttivo e infrastrutturale di gran parte della Toscana. Il Consiglio tutto, maggioranza e opposizione, ha tenuto un atteggiamento consono di solidarietà, di rilievo relativamente a questa tragedia che è accaduta in alcune parti della nostra regione. Sono stati approvati alla fine di questo dibattito diversi atti in maniera unanime, sia presentati dalla maggioranza che dall'opposizione.
opposizione. La nostra richiesta è indirizzata al sostegno nei confronti del Presidente Giani, che è appunto il commissario in questo momento per la situazione di crisi, affinché possa svolgere con la maggiore forza, la maggiore celerità tutte quelle che sono le operazioni a sostegno delle imprese e delle famiglie, per far ripartire le lavorazioni, per sgomberare le strade, per smaltire i rifiuti, insomma per cercare di recuperare una normalità dopo quello che è accaduto. Dopodiché noi abbiamo anche richiesto che ci sia un impegno per quanto riguarda l'estensione del riconoscimento della calamità naturale non soltanto alle 5 province che l'hanno già avuto, ma anche alla provincia di Lucca, di Massa Carrara e a parte del territorio della provincia di Arezzo, perché anche da questi territori sono stati segnalati dei danni subiti da strutture pubbliche e anche da strutture private. La Toscana ha fatto la Toscana, c'è un atto unitario votato all'unanimità, per me è una soddisfazione che porta la mia prima firma, un'intuizione, quella di tenere insieme tutte le forze politiche perché si potesse chiedere al governo di inserire anche le province di Lucca, di Massa Carrara e parte della provincia di Arezzo nella dichiarazione di stato di emergenza. È evidente che ci sono una modalità differente di interventi, di danni subiti dalla popolazione, la differenza lo faranno le schede ovviamente che segnaleranno le difficoltà percepite dai singoli territori, però è importante che tutti i partiti non si dividessero su questo aspetto e della Toscana arrivasse una voce unanime. Abbiamo presentato degli atti appunto generali per l'emergenza che stiamo attraversando, abbiamo chiesto che si velocizzino le risorse in tutta la Toscana, ci siamo focalizzati sul tema dell'area costiera, quindi delle province di Livorno, Pisa, Massa e Lucca, e abbiamo approvato appunto un atto dove abbiamo chiesto che ci sia una sburocratizzazione dell'iter procedurale. Abbiamo consapevolezza del momento, insieme agli altri capigruppo, ai gruppi consigliari in Regione Toscana abbiamo scelto una linea molto chiara, che è stata quella naturalmente di criticare l'evento ma anche di essere propositivi. Il governo Meloni, il governo di centrodestra ha già portato in questa regione alcuni aiuti importantissimi, è venuto il vice premier Antonio Tajani portando 100 milioni a fondo perduto per le aziende che stanno sul nostro territorio e che hanno subito danni dall'alluvione, 200 milioni per quanto riguarda finanziamenti ad un tasso agevolato, e sono 300 milioni che il governo di centrodestra ha portato due giorni dopo in questa regione. Il giorno dopo l'alluvione in Consiglio dei Ministri è stato decretato lo stato di emergenza, 5 milioni ha messo il governo, ma è soltanto un primo step. Abbiamo consapevolezza delle difficoltà che le imprese e le famiglie stanno vivendo. Io credo che il centrodestra in questi due giorni di discussione sull'alluvione abbia fatto un servizio ai cittadini e alle cittadine di tutta la Toscana. Ha fatto un servizio evidenziando in maniera seria e puntuale tutto quello che non ha funzionato, non per fare polemica, ma perché è giusto che la Regione Toscana, la politica tutta, metta l'attenzione, focalizzi l'attenzione su quello che è andato storto. In aula il Presidente della Regione Toscana e Commissario per l'Emergenza Eugenio Giani si è espresso e ha illustrato il quadro complesso delle azioni già in corso e degli interventi da programmare. Nel frattempo Fratelli d'Italia ha chiesto una commissione d'inchiesta sull'accaduto, mentre la Lega si è opposta alla nomina di Giani Commissario. Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, nel primo giorno di seduta del Consiglio, ha tenuto un'informativa sulla situazione determinatasi a seguito degli eventi alluvionali, che lo vede incaricato quale commissario delegato per l'emergenza. Giani ha chiesto un ulteriore minuto di raccoglimento prima di diffondersi nell'illustrazione di un quadro tutto in divenire. Io devo dire che ancora l'emergenza non è finita. Io ho cercato di spiegare come questo evento sia stato determinato da precipitazioni così forti che non c'erano state nella concentrazione delle 6-7 ore nemmeno il 4 novembre del 1966, il giorno dell'alluvione di Firenze. Oggi le emergenze sono quelle di chi sta lì nel fango, sono quelle dello smaltimento dei rifiuti, sono quelle dello smaltimento dei liquami, degli spurghi, sono quelle di ricostruire il tessuto da parte del nostro genio civile e delle nostre
operatività sulle strade, sulle piazze, sugli argini dei fiumi, sui ponti. Ecco che da commissario mi sento di ringraziare tutto il volontariato organizzato, le forze dell'ordine, coloro che tecnici della protezione civile dei vari settori o membri dalle colonne mobili che vengono dalle varie regioni si stanno impegnando e si stanno dando da fare proprio perché dall'emergenza si passi alla ricostruzione. Durante il dibattito sull'informativa del Presidente della Giunta regionale Eugenio Giani sul maltempo, il capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Torselli ha aperto il suo intervento raccontando un evento che lo ha colpito personalmente. Torselli ha poi aggiunto che come partito è stata scelta la via del silenzio e sulle responsabilità farà chiarezza la magistratura di Prato e Pistoia, che è già al lavoro. Ha poi aggiunto che, terminata l'emergenza, Fratelli d'Italia chiederà una commissione d'inchiesta sull'accaduto. Non è una commissione d'inchiesta fatta per puntare il dito contro qualcuno o contro qualcosa, ma io credo che con tutto quello che è successo nella nostra regione l'unica cosa che la politica possa fare per i nostri concittadini e le nostre concittadine che ancora oggi vivono situazioni drammatiche, sia provare a rispondere con la verità. Le domande sono: ma non potevate far di più come regione? Ma la protezione civile, chi la coordina? Erano scoordinati? Io ho chiesto aiuto, sono arrivati dopo 2 giorni. Io sono stato 3 giorni senza luce e senza acqua, non potevate rimetterla prima? Io pago la tassa di bonifica al consorzio tutti gli anni. Cosa ha fatto il consorzio fino ad oggi? Queste sono le domande che ci fanno i cittadini. Queste risposte dobbiamo darle ai cittadini. Come le dai? Non buttandoci benzina sul fuoco, facendo finire l'emergenza, istituendo una commissione e in maniera seria ascoltare le persone, tutti, il presidente dei consorzi di bonifica, i parlamentari per sapere cosa fa il governo nazionale, le associazioni di volontariato, i cittadini, e capire cos'è successo. La commissione d'inchiesta può essere anche questo, un ragionamento. Ora l'abbiamo sentito in aula ieri, quindi dovremo ancora confrontarci, sarà un ragionamento sicuramente che valuteremo anche noi. Quello che è certo è che non siamo d'accordo che il presidente Giani possa essere il commissario per la ricostruzione, perché è giunto in ritardo, sta avendo non poche difficoltà. Credo che sia giusto dar luogo a un approccio diverso, come è avvenuto anche in altre situazioni. In merito alla nomina di Giani commissario, la Lega si è opposta a causa dell'assenza di infrastrutture idrauliche e della mancata emanazione di un'allerta meteo rossa. Sinceramente credo che Giani sia già commissario di troppe cose in Toscana. In questi ultimi 3 anni lo abbiamo visto già commissario ben 3 volte. Credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti. Questo è un tema veramente delicato, ci vuole una persona estranea, una persona super partes, una persona che abbia una strategia, che abbia già messo in moto una macchina. Perché no, il generale Figliuolo, dopo le calamità naturali che da maggio scorso si sono verificate anche in altre regioni d'Italia, o comunque una persona che sia in grado di gestire le risorse, di gestire il territorio senza interessi, permettetemi il termine, di popolarità e di voto e di politica in Toscana. Credo che non esista persona migliore che Eugenio Giani, che è il presidente, che una volta in grado di intervenire sulla fase emergenziale possa poi anche favorire la fase della ricostruzione. Ma siamo ancora in una fase emergenziale, siamo ancora nel definire gli interventi urgenti da dover affrontare e credo che servano invece maggiori risorse, quindi quello che chiediamo al governo è di stanziare subito altre risorse e se possibile di impegnare maggiormente l'esercito nei nostri territori e nel contempo un ringraziamento va a tutte le colonne mobili delle altre regioni italiane che si stanno impegnando in Toscana. Non siamo né contrari né favorevoli, è una scelta che ha fatto il governo e io immagino, l'ho detto ieri, lo ripeto oggi, immagino, non faccio parte del governo, ma immagino che la ratio con cui il governo ha fatto questa scelta sia stata nell'immediato, poi dopo nella fase di ricostruzione vediamo se sarà ancora Giani, se sarà individuata un'altra persona, non lo so, ma nella fase dell'immediatezza degli interventi scegliere una persona che avesse conoscenza e contezza del territorio. In Emilia-Romagna sono stati attesi 3 mesi prima della nomina del commissario alla ricostruzione e sono state perse settimane importanti. Sarebbe auspicabile che fosse una persona del territorio o comunque con una profonda conoscenza del territorio. Il centro, la struttura organizzativa deve avere sede non a Roma ma
ma qui in Toscana, vicino ai luoghi dell'epicentro di questo disastro, perché non ci deve essere lontananza, non ci deve essere nessuna discrepanza tra quello che è il vissuto, il vedere quotidianamente l'emergenza, la ricostruzione che va avanti e quelli che direttamente vi devono operare. È tutto per questa edizione. Toscana Parlamento torna con tutti gli aggiornamenti la prossima settimana.